Oggi andremo ad esplorare il mondo dei ballerini, ma soprattutto dei loro diritti. Con ballerini io non intendo solo i ballerini professionisti, ma tutti coloro che sono appassionati di danza e frequentano dei corsi di danza. Spesso si pensa che gli unici diritti che vengano presi in considerazione all'interno di una lezione, di una realtà artistica come quella della danza, siano quelli degli insegnanti o comunque appunto dei professionisti. Ma io oggi voglio parlarvi dei diritti comuni a tutti coloro che frequentano dei corsi di danza o comunque che sono appassionati di questa disciplina meravigliosa. Partiamo subito, sono 10 diritti. Sono tantissimi, ma soprattutto fate molta attenzione alle motivazioni per cui ho scelto di parlarvene. 1. Un ballerino ha il diritto di sbagliare. Non è necessario che un ballerino sappia fare già tutto o comunque che abbia talento. Un ballerino ha il diritto di sbagliare perché è l'unico modo per far sì che l'insegnante possa correggerlo e quindi perché esso possa migliorarsi nella disciplina che ama. 2. Il diritto all'imperfezione. La piccola sfumatura, la piccola imperfezione può dare vita ad un personale percorso seguito da correzioni, seguito da varie sfumature appunto del suo modo di ballare. Le imperfezioni possono essere imperfezioni fisiche di per sé oppure semplicemente di qualità artistica, ma nessuno deve sentirsi in dovere di essere perfetto, anzi l'imperfezione è la base, come per gli errori, di un miglioramento netto nel corso della propria carriera. 3. Il diritto di esplorare e di essere curioso. Un ballerino non è necessario che si sedimenti all'interno di una sola disciplina, ha il diritto di poter esplorare qualunque genere di danza. Non è che perché si è iniziato con la danza classica si dovrà andare avanti per sempre sull'onda della danza classica, anzi, è un sacrosanto diritto che un ballerino vada ad esplorare anche altri spazi, in altre discipline. La danza è un mondo vastissimo, fatto di mille mila discipline, e io penso che un ballerino possa rendersi conto di quale sia la propria dimensione solamente esplorando ogni tipo di disciplina, ogni tipo di movimento, raggiungendo poi in un secondo momento la consapevolezza di quello che è, di qual è la sua identità artistica di ballerino. 4. Il diritto di cambiare idea, di smettere, di disinteressarsi. Questo è il diritto che mi fa più male perché da insegnante io vedo tante persone che dopo molti anni magari anche si disinteressano, si stufano dell'ambiente della danza, ma io penso che questo sia il diritto più importante. Si inizia spesso da piccoli, magari spinti dai genitori, a frequentare un corso di danza. È giusto che un ragazzo, soprattutto nell'adolescenza, si renda conto di quali sono le sue priorità e piuttosto che forzarsi a frequentare una disciplina che non gli interessa più, magari anche con costanza, certo, ma con poco interesse, è giusto che si faccia un esame di coscienza e capisca quanto effettivamente sia indispensabile la danza nella propria vita. A questo proposito è giusto ammettere, ma soprattutto portare rispetto ai propri insegnanti e dirlo quando si hanno questi dubbi. Sicuramente ogni insegnante cercherà di convincere i propri allievi a continuare per sempre a studiare con lui o comunque ad intraprendere un percorso proprio all'interno della danza, soprattutto se queste persone dimostrano di avere negli anni un grande talento, ma non è quella la cosa importante è sempre fare ciò che piace, non forzarsi a fare qualcosa solo perché la si è sempre fatta. 5. Il diritto di chiedere, di fare domande. Ogni ballerino appassionato di danza, frequentante lezioni di danza, ha il diritto di chiedere quando c'è qualcosa che non capisce. Soprattutto in caso non si è capito qualcosa, l'allievo ha il diritto sacrosanto di chiedere anche tante volte cosa sta sbagliando, perché lo sta sbagliando, come va eseguito correttamente un passo di danza, perché ognuno ha i suoi tempi per comprendere come va fatto un determinato movimento, soprattutto in quelle discipline che non sono canoniche, nel quale non ci sono dei passi codificati e quindi bisogna cercare con le proprie domande, le proprie curiosità, di entrare nella testa dell'insegnante e capire come lui vuole che venga fatto. E ogni insegnante, ogni bravo insegnante sicuramente avrà solo piacere ad ascoltare le vostre domande e a esprimere i propri dubbi anche in merito alle domande, poiché è proprio quello il nostro lavoro, quello di riuscire a chiarirvi qual è la nostra visione e la visione globale di questa meravigliosa disciplina artistica.
classica. Si possono fare anche domande non inerenti nello specifico alla lezione o al passo che si sta eseguendo. Chiaramente la domanda stupida non è concessa. Per esempio, se durante una lezione si va a chiedere quale sarà l'orario dell'anno prossimo, quella è una domanda stupida, perché sicuramente non è la sede adatta per chiedere un chiarimento in merito. Se si ha la possibilità di avere un rapporto molto stretto con il proprio insegnante, però sicuramente si potranno fare domande in merito anche ad altri argomenti inerenti sempre all'ambiente della danza, e l'insegnante sicuramente, come nel primo caso, avrà molto molto piacere a risolvere i vostri dubbi. 6. Il diritto di divertirsi. La danza è una scelta, la danza è una scelta di vita che si fa perché comunque è un percorso lungo, è un percorso in costante miglioramento. Anche chi è già arrivato a livelli molto alti comunque può sempre migliorare e diventare più bravo. Ma soprattutto la cosa che bisogna sempre tenere a mente è che deve essere una cosa che diverte, non nel senso stretto del termine, quindi che faccia ridere o comunque che sia una cosa leggera, ma che sicuramente sia un modo di impiegare il tempo che non appesantisce, che rimette il buon umore, che scatena le parti migliori di te. 7. Il diritto di mettersi alla prova. Ogni allievo ha il dovere e il diritto di chiedere ai propri insegnanti di mettersi alla prova. Non dico necessariamente con un esame o un concorso, soprattutto se di natura si è molto ansiosi o comunque molto chiusi e non si ha voglia di primeggiare sugli altri. Mettersi alla prova può anche semplicemente essere uno sfidarsi con un passo che non viene particolarmente bene, impegnarsi affinché quel passo, anche difficile magari, possa venire. Le sfide che ci si pone e con cui ci si può mettere alla prova sono tantissime, alcune piccole, altre molto grandi, e ognuno ha il diritto di cercare la propria per potersi realizzare e migliorare. 8. Il diritto di essere egoista. Questo può suonare un po' strano come diritto, ma aspettate un attimo, adesso posso spiegarvi. Il ballerino deve essere egoista in quanto sì, all'interno di una realtà più dilettantistica sicuramente il gioco all'interno di una scuola di danza è quello della squadra, quindi di far parte di un gruppo e di coordinarsi. Molto difficilmente si arriva subito a esibirsi da soli o comunque con una persona o ad avere un ruolo principale nei vari spettacoli, ma allo stesso tempo ogni ballerino o frequentante di corsi di danza ha il diritto di essere egoista e quindi di pensare prima al proprio percorso e poi a quello degli altri. Ha il diritto di tapparsi gli occhi come un cavallo, di guardare sempre dritto verso la propria strada, che sicuramente, ci metto la mano sul fuoco, sarà diversa da chiunque altro. Ci saranno ostacoli differenti, magari alcuni più alti, altri più bassi. In alcuni punti ci sarà la strada liscia, ci saranno modifiche del proprio corpo che ti permetteranno di migliorare o peggiorare, e quindi il percorso di ognuno è diverso ed è giusto che ognuno persegua la propria strada, che sia egoista, che pensi al proprio bene e non al bene degli altri. Non è un gioco di collaborazione quello del proprio percorso artistico, è un gioco per migliorare se stessi e di conseguenza è giusto essere egoisti in questo senso. 9. Il diritto di rispettare i propri tempi. Molto spesso su YouTube ci ritroviamo faccia a faccia con bambini molto piccoli, ragazze molto giovani che si mettono alla prova appunto con variazioni o comunque sequenze molto molto difficili per la loro età, e sicuramente il loro percorso professionale e di allenamento gli permette di essere abbastanza talentuosi e bravi da potersi mettere alla prova con cose di questo tipo, ma non è così per tutti. Alcuni ci mettono molto tempo a sbocciare, a essere bravi in quello che gli va di essere bravi, a trovare il proprio percorso, ad eseguire un passo. Non è detto che all'interno di un corso dove ci sono tutte persone della stessa età, tutti possano migliorare allo stesso modo e con gli stessi tempi, e di conseguenza è giusto che ognuno segua il proprio percorso, come ho detto prima. È giusto che sia l'insegnante a determinare i tempi giusti a livello biologico e fisiologico per determinati passi. È giusto che sia il genitore a spingere magari un ragazzino
talentuoso a intraprendere un percorso, ma dopo tutto questo sarà solamente l'individuo a decidere quali sono i propri tempi per imparare qualche cosa, o meglio, sarà il tempo a definire questa cosa. 10. Il diritto di trovare una propria dimensione personale. La danza non è fatta a scompartimenti stagni, la danza si mischia, si contamina in continuazione. Proprio perché siamo tutti individui diversi, non è detto che ci sia una dimensione fissa nel quale tante persone stanno all'interno. All'interno di ogni disciplina ci sono mille sfumature dovute alle contaminazioni, soprattutto in questo periodo, e di conseguenza ogni ballerino ha finalmente la possibilità di esprimersi secondo il proprio essere artistico, ed è giusto ed è un diritto che questo avvenga, che sia semplicemente un capire che quella disciplina è il proprio mondo, ma soprattutto all'interno di quella disciplina trovare un sottogruppo contaminato nel quale ci si trova perfettamente a proprio agio, e può essere semplicemente trovare l'insegnante della propria vita con il quale connettersi, uno stile che veramente lascia il tuo corpo, la tua anima si esprimano con semplice naturalezza. Spero che voi siate d'accordo con questi diritti. Se mi sono dimenticata di qualcosa, oppure se non siete d'accordo, con dignità e criticità costruttiva, fatemelo sapere qua sotto nei commenti, io risponderò molto piacevolmente. Se vi è piaciuto questo video, lasciatemi un like, e se conoscete persone a cui può interessare, condividetelo. Se vi piace questo format, questo canale, e non volete perdervi neanche un video, ovviamente iscrivetevi e cliccate sulla campanella. Qui trovate tutti i miei social dove potete commentare, contattarmi, sostenermi, ma soprattutto suggerirmi delle valide idee per i prossimi video. Qua sotto in descrizione trovate la mia mail per le collaborazioni e corrispondenze. Il prossimo Danza con Jo sarà il 16 giugno, mentre il prossimo video sarà il 6 giugno, che è il mio compleanno, e sarà il consueto appuntamento con il tag mensile. Ci vediamo alla prossima, un bacione, ciao!